Bentornati in studio sempre con Telemattina e diamo anche il bentornato ai nostri ospiti, gli amici di Senior Life. Con noi in studio il dottor Francesco Farina, direttore marketing di Senior Life. Buongiorno. Buongiorno. Il dottor Nicola Lentini, che è direttore commerciale appunto di questa Buongiorno. azienda. Buongiorno. Un'azienda con una missione, devo dire, molto importante, perché voi praticamente date la possibilità alle persone di vivere la propria casa, non so, nel massimo del comfort e limitando i tanti pericoli, no, che ci possono essere. Questo grazie anche alla produzione, appunto, la ricerca di questi prodotti che offrite. Infatti, alla fine, come dice il vostro slogan, permettete di vivere la vita a modo mio. Ecco qua l'ultimo catalogo, Esattamente. nu nuovissimo di quest'anno. E quindi è questo appunto l'obiettivo, la missione. Sì, io partirei proprio da lì. La nostra azienda parla proprio di vita a modo mio. Noi cerchiamo di vivere con i nostri consumatori la vita a modo mio, che significa vivere bene, significa assecondare le proprie esigenze, significa vivere il proprio tempo al meglio. Per noi vivere la vita a modo mio è vivere il benessere, quindi vivere bene il proprio tempo, vivere bene i rapporti con le persone, con la famiglia, quindi è uno stare bene con se stessi, nel nostro caso legato molto agli ambienti di casa. Quindi noi parliamo di comfort a modo mio, parliamo di muovermi a modo mio. Perché noi ci rivolgiamo a un target di persone che è degli over 60, quindi di persone che per esigenze fisiche magari hanno problemi di mobilità, quindi in un certo senso il loro comfort è quello di riuscire a muoversi in casa, oppure anche di persone che senza questa esigenza diretta magari vogliono vivere bene gli ambienti di casa, quindi ricercano più il relax, ricercano più il benessere. Noi infatti vediamo anche le immagini di alcuni dei vostri lavori, dei vostri prodotti, e questo infatti è molto importante perché quando si parla degli over 60 non è detto che siano persone che ormai diceva vabbè, basta, in pensione, hanno smesso di vivere, magari anche per un problema di mobilità, invece no, hanno ancora tantissimi anni davanti, quindi perché no dare la possibilità di essere indipendenti? Questo è una cosa che loro sentono molto ed è Sì, giusto che sia così. molte volte i nostri consumatori sono persone che hanno veramente esigenza di muoversi, quindi come nel caso di questo filmato, di poter utilizzare i vari piani di casa, quindi poter accedere ai piani superiori. Alcune di queste persone hanno proprio difficoltà a vivere la casa, ma in realtà se potessimo allargare diciamo, la nostra offerta, noi partiamo da qui. Per spaziare anche in altri ambienti, come per esempio il bagno, perché anche il bagno può essere un ostacolo. Poter fare un bagno in tranquillità può diventare un problema. E quindi ricerchiamo prodotti, offriamo soluzioni legate invece al bagno, come può essere per esempio invece il soggiorno, anche una comoda poltrona relax dove potersi lasciare andare per chi ancora magari lavora o per chi invece ha esigenze proprio fisiche, come per esempio con l'utilizzo dell'altra persona. Bravo. Cerchiamo di trovare soluzioni per questo ambito, per questo target, sempre con lo scopo di vivere bene la casa, il tempo e diciamo, questa fase La della cucina, vita, che non è certo. assolutamente da dimenticare, ecco. Quindi vediamo, parliamo adesso dei prodotti che voi offrite, ecco, quali sono? Io partirei con l'affermare che Senior Life ha da sempre un impegno, quello di individuare e selezionare prodotti di alta qualità, sempre nell'intento di favorire comunque il beneficio poi al nostro consumatore finale. La poltroncina è uno degli esempi che il collega ha citato. Abbiamo in gamma comunque una vasta completa, dall'ascensore ad uso domestico, dalla montascale che abbiamo visto nella girata del filmato, alla vasca da bagno che consente l'accesso, no? Superando l'ostacolo del parapetto, no? Fondamentalmente prevedendo una porta Pericoloso anche d'ingresso. per noi, che dopo non è detto che se scivole, tanti incidenti avvengono proprio lì, quindi è Il importante. prodotto ovviamente è al centro della nostra attenzione, ma il corollario, diciamo, è comunque affiancare al prodotto anche un servizio.
noi proponiamo al nostro cliente la possibilità di valutare un pacchetto chiave in mano. Forniamo praticamente una consulenza a 360 gradi col supporto tecnico di professionisti qualificati in grado di poter comunque assistere tutto il processo della vendita fino alla messa in esecuzione dell'intervento. Quindi anche tutte le pratiche, magari se ci vogliono, non so, delle cose, voi consigliate cosa sì, fare? Sì, l'esempio pratico, laddove ci sia l'idoneità, chi acquista un montascale può accedere ai contributi erogati dalla regione. Ah, una detrazione fiscale. E cioè può anche accedere alle detrazioni fiscali. Ottimo. Perfetto, quindi questo è il servizio chiavi in mano. Esatto. Poi so che voi potete arrivare in tutta Italia. Siamo presenti in tutta Italia, isole comprese. Perfetto, c'è anche, ho visto attraverso il computer, quindi online, c'è anche la possibilità, no, di contattarvi, magari di già sì, la novità, preventivi. No? La novità, diciamo, del nostro progetto è quella di comunque e presentarci come un'azienda commerciale in grado di approcciare il cliente con funzioni multicanali. Qua cosa stiamo vedendo adesso nel teleschermo? Prego. Sì, in questo caso stiamo guardando alcuni dettagli della piattaforma elevatrice. Ah, perfetto. Che è, diciamo, considerato nel gergo il mini ascensore domestico. Ha la stessa funzione dell'ascensore, quindi dà comunicazione verticale. È diverso dall'ascensore perché è molto più flessibile a livello tecnico, quindi dimensionale, è più facile, diciamo, collocarlo all'interno dell'abitazione e ha una vastissima gamma di personalizzazioni. Infatti ho visto che era troppo bello, non pensavo fosse un ascensore, dicevo ma che è questa cosa? Sì, si può arrivare veramente a dei livelli altissimi, con essenze di legno, con alluminio, le strutture, come vediamo in questo caso, vetrate, quindi possono essere prodotti molto funzionali, sì, ma anche con un connotato molto importante dal punto di vista estetico.